rapporto XAI sulla competitività del trasporto aereo a livello europeo mostra per il 2023-2024 un traffico passeggeri in forte crescita, dove l'Italia cresce di più rispetto alla media europea. I paesi che fanno più fatica in questo caso sono i paesi della Germania e del Nord Europa. I paesi invece con i tassi di crescita maggiore sono i paesi che si sono avvantaggiati del ritorno del turismo dall'area del Mediterraneo, il Portogallo, la Spagna, la Grecia, appunto l'Italia. Su merci le cose sono un pochino diverse, arriviamo da 2 anni di calo delle merci, 2022-2023, con un'inversione di tendenza verso gli ultimi mesi dell'anno che sta proseguendo. Per quanto riguarda il mercato italiano, sicuramente si segnalano le ottime performance di Roma Fiumicino, sia in termini di traffico passeggeri, ma anche in termini di traffico merci, che con i suoi risultati traina tutto il settore. Altro dato interessante è quello sulla connettività mondiale, che mostra come gli aeroporti europei stiano perdendo competitività rispetto agli aeroporti del Middle East e della Turchia. Questo a causa anche dei, diciamo, eventi di geopolitica che stanno svantaggiando il posizionamento di alcuni aeroporti europei nelle rotte verso l'Est Asia e il Giappone.